Ciao a tutti e bentrovati! Come state? Eccomi finalmente con un nuovo video sul canale. Lo stavate aspettando? Spero di sì. Allora, oggi ci dedicheremo a un manga veramente carino e tranquillo da leggere nei momenti di riflessione e di raccoglimento. Uno slice of life pieno di pace e tranquillità. No, non è vero, vi parlerò di Tokyo Duel, uno dei manga più tamarri in circolazione. Tokyo Duel di Toshiaki Yamada è il primo manga ad essere pubblicato dalla casa editrice Ishii Publishing. Attualmente è arrivato al volume 6, mentre io sono ferma con la lettura al tankobon numero 5. E diciamo che però il tono della serie è bello che confermato, insomma. È il primo volumetto, questo che ho tra le mani, è stato distribuito al prezzo lancio di 2,90 €, quindi diciamo che un pochino tutti hanno sperimentato questo manga, e invece i successivi volumi vengono venduti al prezzo di 6,90 €. Quindi dimenticate la premessa scherzosa che avevo fatto e immergendovi nelle atmosfere di Tokyo Duel vi renderete conto che tamarro è la parola forse che più indicata per descrivere questo manga, che è comunque molto particolare, perché al di là del primo impatto, diciamo, che è eccessivo, grottesco, caricaturale, c'è in realtà anche un bello spazio per i sentimenti, nel senso che comunque i personaggi, anche in un contesto di botte da orbi, subiscono comunque dei traumi e delle evoluzioni. E poi, come da tradizione nei manga di combattimento giapponesi, capita sovente che magari dei nemici, dei personaggi che esordiscono come nemici, poi finiscono con il diventare i migliori alleati del protagonista. I manga di lotta, di tornei, non sono una novità in Giappone, però la cosa fantastica è che i nostri amici mangaka riescono sempre a inventarsi un nuovo modo, un nuovo espediente per creare nuovi tornei, nuovi giri di mazzate potenti. Nel caso di Tokyo Duel, la scusa ufficiale per dare il via alla lotta è questo mitico, famoso torneo della circonvallazione di Tokyo. Praticamente in questo manga funziona che dopo la Seconda Guerra Mondiale il Giappone ha vissuto una storia un tantino diversa rispetto a quella che conosciamo, e quindi il potere, coloro che detengono il potere, sono in realtà quelli che gestiscono la linea Yamanote, la linea dei treni di Tokyo. Quindi che cosa succede? Ogni stazione ha un suo protettore, lo Yojimbo, che si occupa allo stesso tempo di far crescere e prosperare il suo territorio. Quindi diciamo sono quasi una sorta di dei, di feudatari che gestiscono le loro stazioni. Quindi ognuna ha una tradizione, ognuna ha dei particolari poteri, anche perché poi, anche se non sono dei veri supereroi, questi personaggi sembrano comunque dotati di superpoteri. E noi seguiamo la storia tramite lo Yojimbo di Kanda, Koinosuke Yasuda, che è un grande festaiolo e un ragazzo molto allegro, almeno fin dalle prime battute si dimostra essere un entusiasta. Ora, che cosa succede? C'è già stato un sanguinoso torneo della circonvallazione di Tokyo che ha, diciamo, stabilito i poteri così come dovevano essere, solo che c'è la costruzione di una nuova stazione, e quindi questo mette un pochino in discussione tutto, per cui dovranno riaffrontarsi tutti gli Yojimbo per stabilire un nuovo equilibrio. Ora, i personaggi sono scoppiatissimi, insomma vedete per esempio sulla copertina del 2 che tipo di nemici deve affrontare Koinosuke, e sono, diciamo, dei personaggi molto molto particolari,
e anche gli scontri hanno un tono di volta in volta diverso, alle volte più comico, alle volte più drammatico. E ci sono delle cose che veramente ti fanno rimanere a bocca aperta, perché loro riescono a compiere delle azioni che davvero soltanto un Super Saiyan, come quando nel primo numero Koinosuke ferma un camion con i soli bastoni con i quali si allena. Però diciamo che sono cose che aiutano un po' a entrare nello spirito dell'opera. Vi dico che ci sono più avanti anche dei momenti di commozione quasi. Ed è un fumetto molto particolare, un manga simpatico, un manga potente. Ci sta che se volete farvi due risate, se volete vedere un pochino questo super gruppo di strambi personaggi, è un manga da non lasciarsi sfuggire. Io sicuramente ogni volta sono incuriosita, ogni volta aspetto un nuovo volume per vedere fin dove si spinge l'immaginazione strampalata e folle dell'autore, e devo dire che finora non ha deluso, anzi, e niente, quindi è un manga che mi sento di consigliarvi se amate ovviamente questa tipologia di narrazione. Vi mostro anche la copertina del 3, vedete i personaggi, magari vi ricorderanno quelli di altre saghe di combattimenti, insomma sicuramente è un fumetto che pesca da tutta una tradizione consolidata di botte, botte, botte da orbi, però devo dirvi che comunque mantiene una sua identità ed è veramente veramente sfizioso da leggere. Quindi niente, se siete dei super tamarri non vi resta che leggere Tokyo Duel. Direi che per questa volta è tutto, fatemi sapere se ci sono fumetti, manga di cui vorreste che parlassi. Io come sempre vi lascio con la promessa e il proposito di essere più presente con queste video recensioni, sperando che siano sempre di vostro gradimento. Intanto, grazie, grazie infinite a tutti quelli che mi sostengono sempre qui su Instagram, dappertutto. Io, grazie a voi, posso continuare a divertirmi tantissimo con ciò che amo di più al mondo, i fumetti. Grazie quindi e alla prossima. Baci a tutti.